Polemiche su ogni più piccolo argomento, discussioni feroci, liti continue in casa. Da anni viveva con lei in una situazione di tensione quotidiana che alla fine ha mandato la sua mente in tilt, facendola esplodere in una violenza sanguinaria che ha dato sfogo a tutta la sua rabbia repressa. Tatiana De Girmenzi, 49enne di Kaikovsky, in Russia, non sopportava più la convivenza con la figlia 18enne Yulia che lei definiva eccessivamente polemica. Invece di tentare di capire la figlia e di comportarsi con lei come una madre, l'aveva affrontata per anni come una rivale. E alla fine ha deciso che quella nemica andava eliminata a ogni costo. Quando ha deciso che era giunta l'ora, ha aspettato che Yulia si addormentasse, ha impugnato un'ascia e l'ha massacrata facendola letteralmente a pezzi e lasciandola morta in una pozza di sangue, per poi fuggire salendo sul primo treno che partiva dalla stazione. Il cadavere è stato scoperto molte ore dopo dal fratello 22enne Sertan, che, al suo rientro a casa, ha trovato la sorella nella sua stanza con accanto l'ascia, tra schizzi di sangue, che avevano imbrattato mobili e pareti. La polizia, allertata immediatamente, si è messa subito a caccia di Tatiana, il cui passaporto non era stato trovato in casa, riuscendo ad agguantarla 24 ore dopo mentre stava salendo su un treno in una stazione a una cinquantina di chilometri da casa sua. Quando è stata arrestata e interrogata, Tatiana, che ora rischia almeno 15 anni di carcere, ha confessato l'omicidio senza mostrare grandi segni di pentimento. Mia figlia era troppo polemica, ha detto ai poliziotti. Se avessi avuto altre 7 figlie come lei, le avrei uccise tutte una dopo l'altra. Il raptus che l'ha portata a uccidere sua figlia non è stato passeggero. La sua mente è andata completamente in frantumi. Una storia che ricorda quella di Brock Wall e della fidanzata Fabiana. La coppia, spiega il quotidiano, si era conosciuta nell'ottobre del 2014 e la donna era rimasta incinta poche settimane più tardi. Wall tuttavia aveva quasi immediatamente assunto comportamenti minatori e violenti nei confronti della donna, che avevano portato alla rottura fra i due, e a ben 2 ordini restrittivi nei suoi confronti, poi violati. Ossessionato dalla gelosia, Wall accusava inoltre Fabiana di tradirlo ripetutamente, arrivando a mettere in dubbio la paternità del piccolo in grembo, e chiedendole quindi di abortire. Cinque giorni prima dell'omicidio, l'assassino aveva inoltre confessato ai colleghi l'intenzione di ammazzare la ex. Potrei darle per primo un pugno nel fegato, aveva aggiunto, 5 giorni più tardi, spiega il Daily Mail, il brutale omicidio come annunciato. Dopo essersi recato in casa dell'ex, Wall l'aveva aggredita,
picchiandola fino allo svenimento. L'uomo le era poi saltato sullo stomaco in modo talmente violento da lasciarle lividi delle stesse dimensioni della suola delle scarpe con cui l'aveva calpestata. Alla donna erano stati quindi fratturati viso e cranio a colpi d'ascia. La signora Palares, ancora viva dopo aver lanciato l'allarme, era stata quindi trasportata d'urgenza in ospedale, ma le condizioni critiche si erano aggravate rapidamente, e la donna era morta poco dopo. Lunedì scorso, a distanza di 3 anni dai fatti, Wall è stato quindi condannato dalla Corte Suprema di Brisbane per l'omicidio. L'assassino dovrà scontare almeno 20 anni in carcere senza poter richiedere la libertà vigilata. In prigione dal 2015, all'uomo restano ancora 16 anni e mezzo da scontare. Wolsey è dichiarato colpevole pochi giorni prima di essere processato e ha chiesto scusa per quanto accaduto,